Gli istituti comprensivi superiori ai licei di Fano scendono in piazza per manifestare contro la guerra attraverso un evento intitolato Giovani per la Pace, che vedrà coinvolti diversi ragazzi dalle ore 10 di domani, venerdì 11 marzo, fino a mezzogiorno in piazza 20 settembre. Un inno che i giovani vogliono rappresentare, ma vogliono rappresentare perché loro nascono come cittadini europei, cittadini che sanno vivere in ogni luogo, cittadini che sono nati senza guerra e vogliono continuare a studiare nuove pagine di storia legate alla pace. Sono molto contenta di aver accolto la loro forte richiesta di poter portare un messaggio di vicinanza e di solidarietà ad una comunità che in questi giorni, in ogni momento, è veramente costretta a vivere sotto le bombe. E sarà presente anche la comunità ucraina, che appunto alla quale porgeremo un abbraccio virtuale, saremo in tanti in piazza e anche il coro tra le note dei bambini che canteranno proprio la canzone Voglio la pace. Voglio la pace, non più la guerra. Noi domani vorremmo manifestare la pace, perché questo è il mondo in cui noi vogliamo crescere. Veniamo già da degli anni molto duri, in cui abbiamo dovuto convivere con il Covid e non vogliamo assolutamente che sia ancora l'odio e la paura a regnare. Noi vogliamo crescere in un mondo sereno, dove la cultura e la solidarietà siano alla base di tutti i popoli. La guerra non la conosciamo e non la vogliamo conoscere. Sappiamo che è da sempre che il mondo lotta per la pace, dunque mettiamola in pratica. Smettiamo di parlare e iniziamo veramente a manifestarla questa pace. Domani sarà un inizio in piazza, ma deve essere solamente un inizio, perché la pace è un qualcosa che deve esserci sempre, una cosa sulla quale noi vogliamo crescere e basare le nostre vite e quelle di quelli che possono essere i nostri figli e tutte le persone che verranno dopo. Alla manifestazione, arricchita ogni ora dagli interventi delle scuole, parteciperanno anche le cariche civili e religiose. Abbiamo deciso di scendere in piazza domani perché secondo noi la guerra non è mai la risposta a niente. Infatti bisogna ricordare che alla conclusione di una guerra non ci sono vittorie, ma solo perdite. La pace è una semplicissima parola che può scaturire positività ma anche negatività. Positività perché indica una completa armonia del singolo con se stesso, ma anche con l'ambiente che lo circonda, e negatività quando ti rendi conto che questa ti viene brutalmente strappata, soprattutto con la guerra.